Claudio Spadoni, pitture da viaggio, i taccuini di aereo carnevali, che mostra è? Beh, è una mostra di piccole, anzi piccolissime opere, dei lavori minimi come misura, come dimensione, ma la dimensione noi sappiamo che ha un'importanza relativa. In realtà questo è un ciclo, o meglio, vari cicli di lavoro importantissimi che Carnevali ha messo insieme dagli anni Ottanta fino ad oggi attraverso i suoi molteplici viaggi, e direi che queste piccole opere rappresentano però le cose, i dipinti più sentiti, più emotivamente partecipi di Carnevali. Perché? Perché queste sono cose che uno fa non progettando delle opere che possono andare ad una committenza di un certo tipo, ragionandoci sopra, calcolando in quale modo eseguirle o meno. Sono opere nate di getto, che rappresentano nella maniera più diretta quelli che sono degli stati d'animo, quelle che sono delle impressioni che l'artista raccoglie appunto nei suoi viaggi volta a volta di fronte ai paesaggi, di fronte alle situazioni. Qualcosa che sta insieme tra il reale e anche la fantasia, anche il sentimento che rielabora poi le nostre visioni della realtà. E questo è molto importante perché riprende per molti aspetti quello che Kandinsky chiamava le corrispondenze interiori, e quello che un altro grande pittore, che a sua volta è stato un pittore anche di viaggi, da viaggio, Paul Klee, riprendeva appunto attraverso queste sue esperienze, dicendo per esempio quando Klee è andato per la prima volta in Tunisia e ha scoperto la luce abbagliante, i colori, dice: finalmente ho scoperto cos'è il colore e io sono tutt'uno col colore. Per dire come queste esperienze, diverse da quella che è la visione abituale della realtà nei propri luoghi, queste esperienze inducano poi ad un atteggiamento, ad un rapporto con la realtà che è diverso da quello abituale. Poi naturalmente sul viaggio, sul tema del viaggio si potrebbero fare 30.000 citazioni, c'è una bibliografia credo tra le più vaste su questo argomento, dal mito voglio dire, di Ulisse, il mito per esperienza, per eccellenza, ai giorni nostri, per restare alla letteratura, l'Ulisse di Joyce, che però concentra tutto in 18 ore, e per riferirci all'arte potremmo dire dal momento in cui è scoppiata in Europa la mania, perché è diventata proprio una vera e propria mania, dell'esotismo, cioè dei viaggi dei paesi esotici, dei viaggi in paesi che erano stati fantasticati attraverso, anche in questo caso, l'esperienza di alcuni viaggiatori che non erano artisti, che portavano dei racconti, e poi dopo gli artisti stessi invece hanno voluto verificare, toccare con mano. Gauguin, per esempio, è il caso tipico del viaggiatore che cerca un paesaggio, delle visioni e anche una vita e una cultura completamente diversa da quella a cui era abituato nell'Occidente, nella sua Francia, insomma, ecco. E, per cui sul viaggio si potrebbero naturalmente inanellare tutta una serie di storie, di aneddoti e di racconti esemplari. Questo Carnevali è un racconto a tappe, a puntate, lunghissimo, fatto di frammenti, che però sono frammenti che alla fine costituiscono i tasselli di una storia che ha una sua precisa coerenza, che è quella poi della sua pittura, che è una pittura che, a volere schematizzare molto, semplificare molto, potremmo chiamare astratto lirica, dell'astrattismo lirico. Però queste esperienze, come dire, di astrattismo sono state volta a volta modificate, declinate in
modi diversi, e questi piccoli lavori, queste piccole pitture da viaggio sono un esempio di come attraverso tempi diversi mutino anche i percorsi pittorici, mutino anche quindi il viaggio stesso dell'artista, per cui la pittura essa stessa diventa, capovolgendo i termini della questione, una metafora del viaggio, perché rappresenta un percorso della storia dell'artista.